Vediamo adesso l'ultimo esperimento sull'induzione elettromagnetica, che è il funzionamento dell'alternatore, si chiama anche dinamo e si chiama anche generatore di corrente alternata. Vediamo subito perché nel momento in cui io faccio girare questa manopola e faccio girare questo rotore all'interno di questo campo magnetico, allora si genera la corrente alternata che vediamo qua. Chiaramente la corrente alternata si genera con lo stesso periodo di oscillazione con cui ruota il rotore. Allora, vediamo in pratica come è fatto questo alternatore. C'è una bobina simile a quelle che abbiamo usato prima nei video precedenti e questa bobina ruota all'interno di un campo magnetico che è prodotto dalla calamita. Vediamo che in questo caso cambia l'orientazione del rotore, cioè della bobina, all'interno del campo magnetico. C'è da notare che qui non c'è una variazione del campo magnetico, della sua intensità, mentre invece negli esperimenti precedenti c'erano anche delle variazioni di campo B. Qui il campo B non varia, varia l'orientazione della bobina rispetto al campo B. L'effetto, appunto, è una corrente alternata, ecco perché si chiama anche generatore di corrente alternata. Questo apparecchio, la dinamo, l'alternatore, è in qualche modo il contrario del motore elettrico. Infatti, sono scambiati la causa con l'effetto. Nel caso della dinamo, la causa è una rotazione meccanica che viene indotta dall'esterno, viene prodotta dall'esterno, e l'effetto è la generazione della corrente elettrica alternata e della tensione alternata. Nel caso del motore elettrico, invece, che vediamo di nuovo nel prossimo video, quello che è la causa è il passaggio della corrente e l'effetto è la rotazione del motore. Quindi, nel motore elettrico la corrente produce la rotazione, nel caso dell'alternatore è la rotazione che produce la corrente.